incontrare le parti sociali, è il mio mestiere. Il caso Russia-Lega, chi ha sbagliato pagherà. Noi non abbiamo preso un soldo. Vice Premier Matteo Salvini, ospite a Villa Walter Fontana di una cena dell'associazione Cancro Primo Aiuto, dribbla così le spinose vicende che nelle ultime ore stanno mettendo a dura prova il governo e la Lega. La prima stoccata è alle parole del Premier Conte dopo l'incontro promosso con i sindacati e le associazioni di categoria. Fare il ministro è una scelta, non me lo ordina il dottore. Abbiamo parlato di economia, di taglio delle tasse, di burocrazia, di infrastrutture, di ambiente, di valorizzazione dei rifiuti, della prossima manovra economica. L'elmemeste, si dice a Milano. E poi torno in Lombardia perché qua da tanti punti di vista c'è un modello di efficienza, di premio nel merito, di sussidiarietà, di collaborazione fra pubblico e privato, nella sanità, nella scuola, nella solidarietà, e Cancro Primo Aiuto è una delle esperienze più belle di volontariato vero, che raccoglie tanti soldi ma non li usa per mantenere una struttura di centinaia di dipendenti, ma li usa per trasportare e curare malati. Quindi è stato per me un piacere ritardare 3 aerei ma poi prenderlo per essere qua. Teme che le recenti inchieste scalfiscano il grande consenso della Lega? No, perché siamo arrivati ormai al surreale, al ridicolo. 65 milioni di petrolio russo e ho appena finito di nasconderli nel giardino di casa mia in Liguria. Adesso, se qualcuno sbaglia, paga e a casa mia paga doppio. Però noi i soldi e l'affetto lo chiediamo agli italiani, agli imprenditori italiani. Non dobbiamo andare negli Stati Uniti, in Cina, in Congo, in Russia a fare affari.